Eccoci qua, signori, Big Luca da Dubai, ed in questo video vi voglio spiegare la differenza tra tecnica e strategia, e ne parliamo dopo la sigla. Che non c'è, grandissimi, ogni volta riesco a fregarvi. Allora, signori, in questo video parliamo di tecnica versus strategia, specialmente di tecnici dell'online marketing e strateghi del marketing o dell'online marketing, perché c'è un po' questa diatriba, le persone non la capiscono, e quindi vorrei prendermi 10, 20, 30, 40 minuti per spiegarvela, perché moltissime persone confondono l'aspetto strategico con l'aspetto tecnico. Per spiegarvi questa cosa qui, vi devo spiegare una cosa che io chiamo il patimento del tecnico. Allora, ragazzi, voi sapete che io sono uno degli strateghi dell'online marketing, non che ce ne siano tanti, tali, lasciamo perdere anche il mondo, uno più odiato dai tecnici. Allora, che cosa succede? Ed è una cosa molto importante. Il marketing è strategia, ok? Il marketing vuol dire come diavolo facciamo a fare dei soldi con questo prodotto e questo servizio e come monetizziamo al meglio il mercato. L'online marketing è come facciamo questa roba qui online, ok? Ovviamente sappiamo benissimo che ci può essere un'integrazione tra online e offline. Online marketing non vuol dire vendere prodotti e servizi online, per esempio, cioè il processo di incubazione, generazione lead, ecosistema di upsell e cross-sell può avvenire online, ma poi ovviamente si può consegnare un prodotto fisico. Io ho studenti che vendono di tutto, dalle pizze ai materassi, e che fanno uso di un processo di online marketing. Chiunque sappia capire la psicologia dei potenziali clienti e mettere su un'impalcatura, un ecosistema, parola ormai abusata in questa industria, che estragga la massima quantità di profitto dal mercato, ok, e che sia in grado di massimizzare la quantità di soldi a fronte dei clienti potenziali. In altre parole, se ci sono 100 clienti potenziali e tu da quei 100 clienti estrai 2000, ok, facciamo finta che le spese siano zero, io riesco ad estrarne 6000, io sto lavorando meglio di te, ok? Questo è uno stratega del marketing. Se ne deduce che la strategia, benché ci siano delle macro aree, delle macro regole che sono sempre uguali, ok, sia ad hoc per ogni business, ok? Quindi quando le persone vengono da me e mi dicono: no, ciao, perché io ho un business di servizi, vendo polizze assicurative, però ci sono questi cavilli legali da rispettare, faccio questo e questo, fammi fare più soldi. Io devo pensarmi una strategia che non è copia e incolla, ok? Ma è ad hoc per questa persona. Fermiamoci qui. Torniamo ai tecnici. Che cos'è un tecnico? Abbiamo definito che cos'è uno stratega, quindi uno stratega è una persona che è in grado di fare una strategia ad hoc per monetizzare al meglio un mercato di riferimento con un processo online, offline, oppure addirittura integrato, perché ha la malizia di capire, dice: no, qua sarebbe meglio passare dall'online all'offline, eccetera, eccetera. Che cos'è un tecnico? Che cos'è la tecnica? È una cosa importante, ovviamente. Quindi ci sono degli strumenti, nel caso dell'online marketing, che ti permettono di declinare ed eseguire poi nel pratico, ok, la strategia che tu hai elaborato, ok? Cioè una strategia di guerra, quando invadiamo, come invadiamo, con che mezzi, che cosa dire a livello mediatico per non far accorgere il nemico che lo stiamo invadendo, allora andiamo dietro alle linee nemiche, paghiamo le persone nelle case così non riferisco. Qual è la strategia, ok? La parte tecnica è: il fucile funziona che se premo parte un colpo e deve essere fatto da qualcuno che poi mi dà un fucile. Sono ovviamente due componenti importanti. La strategia è ovviamente più importante della parte tecnica, perché tu puoi avere un fucile, ma se io non ti dico dove andare, a chi sparare, quando non sparare, quando fare buon viso a cattivo gioco, quando prendere un team, andare a invadere, bruciare, eccetera, eccetera, tu non ci fai assolutamente niente. Quindi i soldi sono per il 90% strategia e per il 10% tecnica. Ci sono dei tools, ok, da utilizzare all'interno di un processo di online marketing. In modo abbastanza notorio, non so, un autorisponditore, cioè un software che invia le email in automatico. Questo è un autorisponditore, c'è altro, eh? E adesso ci arriviamo. Ovviamente chiunque può inviare delle email automatiche, perché basta andare, cliccare nuova email, broadcast, invia, l'autorisponditore va. C'è bisogno di capire quando inviarla, come inviarla, con cosa scritto, con che prezzi, a che termini, in che tempi, eccetera, eccetera. Qual è l'aspetto strategico? Ora, che cosa succede? Specialmente 2 anni e mezzo fa, e anche adesso, è pieno di tecnici dell'online marketing, ok? Che sanno usare molto bene, alcuni, ok, gli strumenti
che servono per fare marketing. E qui arriviamo al primo problema. Se le persone stessero dentro al seminato e non ci stanno, andrebbe benissimo, perché io so usare molto bene ClickFunnels. Ok? So usare molto bene Lead Pages. So usare molto bene Aweber. Lo uso, ci lavoro e posso anche spiegarlo. E fino a qui va veramente tutto bene. Ok? Che cosa vuol dire a questo punto sapere usare uno strumento? Perché bisogna entrare un attimo nello specifico di tutti questi termini, altrimenti le persone continuano a non capire. Che cosa vuol dire io so usare bene ClickFunnels? Qui entriamo già nel piccolo problemino mentale che hanno i tecnici. Che cosa vuol dire? Vuol dire io sono più veloce di te a usarlo e so prima di te dove sono i pulsanti da schiacciare. Perché voi vi rendete conto, e questo è il primo patimento del tecnico, che vorrebbe fare una cosa complessa e vorrebbe dire di essere uno stratega del marketing perché fa più fine, punto. E cosa vuol dire? Che sei più veloce di me a usarlo. Perché dopo un po' i tasti sono finiti. Se tu mi dici vai su ClickFunnels, collega Weber e fai una landing, io dico aspetta, no, non mi ricordo neanche il login, allora vado qui, imposto, no, non è qui, allora aspetta, no, no, però devo passare dall'altra, e ci metto, magari io che non gestisco più questa componente tecnica, 15 minuti, tu ci metti 15 secondi. Nel momento in cui tu mi dici clicca prima qui, dopo lì e dopo lì, la nostra conoscenza diventa paritetica, ok? È lo stesso concetto della conoscenza intensiva versus estensiva, una roba letteraria. Cioè, c'è un autore che diceva che, per esempio, la matematica neanche Dio la conosce meglio di te. Cioè, che 2 più 2 faccia 4, tu non lo puoi sapere meglio di qualcuno, neanche Dio. Cioè, 2 più 2 fa 4, non posso saperlo meglio di te. Dopo che tu sai che 2 più 2 fa 4, è finita. Cioè, dopo che tu sai che per impostare ClickFunnels con l'autorisponditore tu devi cliccare quello, fare le PA, schiacciare avanti e andata, all'inizio potevi non saperlo ed è giustissimo divulgare queste informazioni al pubblico. C'è un'enorme fame di queste informazioni, diciamo, base, e questo è l'altro patimento del tech. Ma dopo è finita. Che cosa succede? Che in qualche modo si sta parlando di online marketing e il marketing si misura in soldi, ok? Mentre la tecnica tu la misuri con la performance intrinseca dello strumento, e cioè ho detto che so usare ClickFunnels, ecco qua ti faccio vedere che faccio una landing in 3 secondi, so usare ClickFunnels, che poi quella landing lì faccia dei soldi o no, al tecnico non interessa e non deve interessare, questo è come i tecnici dei Facebook Ads, loro non guardano la strategia. Loro ti dicono, primo modo per capire se uno è un tecnico o uno stratega, ti dice, ah, perché io ho il CTR più alto del tuo. Io ad oggi non so quanto sia il mio CTR. Niente, loro guardano le metriche dello strumento, perché lo strumento stanno usando, ok? Cosa succede? A un certo punto il tecnico, che ha anche voglia di divulgare, che in realtà vorrebbe essere un guru, comincia ad avere nella mente inconscia, questa è la mia esperienza, una domanda, e lì inizia il suo patimento. Ok, che non passa molte volte, che si trasforma in invidia di rosicamento vero e proprio, in astio addirittura. La domanda latente, prima o dopo, al tecnico viene, e cioè, ma se io so usare così tanto bene questi strumenti e sono velocissimo e tu puoi bendarmi, mettermi le mani ammanettate dietro, io con i piedi ti creo una landing page o con i piedi ti riesco a lanciare una campagna e quindi io sono bravo e l'online marketing è solo tecnica perché questo loro credono o gli è stato fatto credere, perché quindi non sono ricco? Perché la domanda è immediata. Vi faccio un parallelo. Mettiamo che io voglia divulgare informazioni sulla borsa, perfetto, e quindi io faccio un canale YouTube dove dico che cos'è un bond, descrivo che cos'è un bond, descrivo che cos'è un ETF, descrivo che cos'è uno stock. Potrei non investire in stock, in ETF, non è richiesto, perché che cos'è un ETF basta guardarlo sul vocabolario. Io posso fare una ricerca, leggere magari una definizione di 20 pagine un po' tecnica, un po' così, e ridivulgare o reinsegnare, oppure semplicemente usare per me, la definizione di ETF. E c'è un valore in questo.
ok? Piuttosto che cos'è un'obbligazione. Io non devo investire o essere miliardario in obbligazioni per spiegare a te che cos'è un'obbligazione. In questo hanno ragioni tecniche. Beh, io per sapere usare ClickFunnels non devo fare i miliardi. Ed è giusto, ed è vero. Che cosa succede? Nel momento in cui io passo, perché patisco questa cosa che a un certo punto dico, beh, io so che cos'è un ETF, io so che cos'è uno stock, io so che cos'è un autorisponditore nella mia nicchia, però cavoli, vedo Big Luca che dice che è uno stratega dell'online marketing, ha tutti questi bei testimonial, soldi, la strategia, ma anch'io lo voglio fare, perché fa più fine. Allora mi transitano nell'aspetto strategico, che nell'aspetto della borsa, per tenervi questo parallelo, è la seguente cosa. Io non dico più che cos'è un ETF, che è legittimo, c'è un valore. Puoi anche non investire in ETF. No, loro mi si sbilanciano dall'altra parte e cominciano a dire perché io strategicamente mi occupo di borsa in un'ottica di bilanciamento del portafoglio per ridurre le perdite e aumentare i profitti. E tu capisci che immediatamente la domanda è quindi, è come lo misuriamo? E allora la domanda è, scusa, ma tu quanti, cioè mi dici che tu riduci le perdite e aumenti i profitti, ma tipo hai un portafoglio? Gestisci il portafoglio? Capisci che la domanda è immediata. Perché mentre che cos'è un ETF, al massimo per vedere se hai ragione cerco la definizione su Google, guardo il tuo video dove lo divulghi e dici ma è giusto oppure è sbagliato, ma è una definizione. Così come io posso aprire, faccio un video dove ti faccio vedere che imposto un broker di borsa oppure dove imposto ClickFunnels e clicco di qua e clicco di là ed è finito ed è giusto, perché lo paragono con la guida ufficiale di ClickFunnels, dice beh, come si fa una landing page? È il video giusto ed è una divulgazione che fa risparmiare tempo a chi la guarda. Io non ce l'ho con la divulgazione tecnica, assolutamente, perché sennò uno perde un'ora a impostare una roba quando invece io te lo posso far fare in 3 minuti. Quindi non sto assolutamente dicendo che non ci sia un valore, perché c'è. Anche i nostri corsi hanno una componente tecnica, perché sennò le persone dicono non mi hai spiegato come si fa la sales page, ma sì, te lo spieghiamo, passo dopo passo, va bene. Il tecnico a un certo punto scalpita, questo nella mia nicchia è scalpita e deve cominciare a dire, perché nella sua mente si sta posizionando, è una roba ragazzi che veramente, che non è più un tecnico, che andava bene, ma è uno stratega. A questo punto si crea il primo problema, non essendo uno stratega, e misurando la strategia solo ed esclusivamente in soldi, perché seguitemi, che tu sia brava a usare ClickFunnels, lo misuriamo con ClickFunnels. La strategia come la misuriamo? La strategia si misura in quanti soldi ha prodotto la strategia. Non sapendo che cosa stanno facendo e affrontando una strategia solo con i tools, non hanno risultati, o ne hanno pochissimi, o ne hanno di bassi, e più si incarogniscono, meno studiano, perché ci sono stati dei tecnici, per esempio ci sono, che sono venuti da me e hanno detto mi sono reso conto di essere solo un tecnico, voglio acquisire un aspetto strategico, che corso devo prendere, faccio una consulenza, faccio due, eccetera, eccetera. Più si impegnano, meno hanno risultati, perché fondamentalmente hanno switchato da una cosa che conoscevano a una cosa che non conoscono e più patiscono. Fino ad arrivare a momenti di astio, io vedo a volte dei po' delle cose di persone, dico ragazzi ferma, basta, perché poi non se lo spiegano, perché se sono intimamente convinti che la parte tecnica sia l'online marketing, voi capite la disproporzione, dicono scusa ma io sono bravissimo a parte tecnica, soldi zero, no, perché allora si devono inventare che però io lavoro seriamente, cosa vuol dire? Tipo? Ah perché io ho etica, no ma tipo? Hanno questo senso di frustrazione e di patimento. Quindi ripetiamolo, ci sono i tecnici e ci sono gli strateghi. Nel momento in cui voi volete diventare degli strateghi del marketing o parlate di strategia, ragazzi, voi vi macchiate di una cosa che è veramente pericolosa. Perché finché si scherza, cioè finché tu non investi in borsa, non ne capisci niente, spieghi che cos'è un ETF, tu puoi spiegare anche una cosa giusta, o che cos'è uno stock. Quando tu metti mano, nel mio esempio, a un portafoglio ai soldi altrui, si sta entrando in un'altra arena. Cioè, cazzate no, perché ci si fa male. Se tu fai un funnel, o se tu imposti un autorisponditore, va bene. Fare una strategia di price strategy sbagliata
dicendo che è un brand positioning posizione e tu non capisci assolutamente niente di quello che stai facendo e il tuo cliente o il tuo studente cominciano a buttare soldi, più quelli non hanno i risultati, più li vedi dall'altra parte, per esempio dalla mia, più ti incarognisci, cioè, no perché strategia, allora brand, no perché in realtà allora la strategia, no? E più è pericoloso. Queste sono per esempio le web agency che non riescono in nessun modo ad ammettere, molte di esse, che non sono strategiche, sono tecniche. Dovrebbero dire, dimmi la strategia che vuoi tenere, io te la declino tecnicamente sui Facebook Ads. Non ci riescono. La prima perversione di chi fa i Facebook Ads, voi vi mettete in mano a qualcuno, sapete qual è? Il retargeting. E sapete perché è il retargeting? L'inghippo è sulla parola RE, cioè ancora in inglese. Sapete perché vi fanno fare il retargeting immediato, anche quando non vi serve? La prima cosa, perché c'è il retargeting? Perché il targeting è finito e dovrebbero star lì a girarsi i pollici, perché la componente tecnica sarebbe andata. No, loro dicono, ah, stanno entrando, aspetta, no, rifacciamolo, rimodifichiamo, chiunque ha questa esperienza, affidate le campagne a un tecnico, rientrate dopo 2 mesi sul business manager e dite, ma che cazzo è sta roba? Bagni, cose, retargeting, booleani, più che il conto in banca invece è fermo. Dici, ma... E no, perché allora tiravo, ho fatto, clicca, perché? Perché il tecnico se no ha finito di lavorare. Perché dopo che ha lanciato una campagna, la campagna è finita, la parte tecnica è finita. Se quella strategica non comincia a lavorare, non si ottiene assolutamente niente. Non sto dicendo che il retargeting non vada fatto, assolutamente, sto dicendo che deve avere un aspetto di tipo strategico, cioè li andiamo a retargetizzare il mercato. Perché? In che modo? Come misuriamo se il retargeting funziona o no? Ha un senso fare il retargeting? A volte non ce l'ha. Ok? E quindi il tecnico patisce questa cosa qua. Dice, no, ma perché in realtà il CTL, le cose, il CTR, allora io ho detto, se unisco la campagna con la cosa, tu dici, sì, ok, ma perché? Voi andate da qualunque tecnico e gli dite, ma perché l'hai fatto? E perché, no, ma perché in realtà è giusto, no? Perché a livello etico, a livello, no, non c'entra niente. Quindi questa è la differenza tra l'aspetto tecnico e l'aspetto strategico. Se noi avessimo meno persone nella mia industria, ragazzi, che millantassero, scimmiottassero strategie che non hanno, che non possiedono. Primo, per l'aspetto strategico voi dovete aver studiato strategia e marketing dai migliori al mondo. Io per esempio sono studente diretto di Dan Kennedy, suo rappresentante ufficiale in Italia per marketing strategico, l'info marketing, il mindset, eccetera. Dovete aver avuto accesso, per esempio, a una mole di dati su diverse nicchie. Perché su diverse nicchie? Uno dei problemi, per esempio, che io noto è che una persona magari ha un business e gli funziona, poco tanto, non sto a sindacare, e vuole traslare quel modello di business su tutti gli altri. Perché? Perché non ne conosce un altro, perché non ha l'aspetto strategico ad hoc. Lui o lei conoscono questo e quindi traslano, dicono, ah, io faccio così su Facebook, anche tu devi fare così su Facebook, perché si fa così, vedi che funziona? E quindi lo traslano, quindi dovete aver avuto accesso e dovete avere accesso a una mole di dati veri, non millantati, e dati di aziende profittevoli, non tutti che perdono. Io conosco consulenti che non hanno un'azienda che gestiscono in profitto e traslano la tecnica dell'azienda che non è in profitto su altre aziende. Cioè questo è criminale, ragazzi, basta, fermate, perché poi non c'è da stupirsi che l'intera industria abbia una cattiva reputazione, ma mi diano del truffatore solo perché leggono marketing, ah no, per forza, che poi ce le andiamo anche a cercare, voglio dire, io conosco dei consulenti, sono stati denunciati, cazzo, tu di no, vogliono i rimborsi, hanno detto che gli ho rubati, ma certo che non sai quello che stai facendo, ma perché lo fai? Perché la strategia, perché fa io mi rendo conto. Quello che sa solo usare i Facebook Ads e il fan, a un certo punto non ci sta, e dice, no, ma anch'io voglio dire che strategicamente faccio aumentare, è umano, lo capisco. Tra uno che dice, guarda, io non capisco un cazzo, ma ho letto la definizione di ETF, te la sto dicendo, e uno che invece dice ti ribilanci il portafoglio in un'ottica di diversificazione proattiva, ma è chiaro che sia più figo il secondo, è chiaro, cioè è di un'immediatezza enorme. Io sono un killer che spara versus io sono uno stratega di guerra dell'ONU e il governo americano mi chiama dal Pentagono ogni volta per definire l'aspetto tattico e strategico. È chiaro che sia più figo, lo so anch'io, sì, però bisogna anche esserlo uno stratega, non solo dirlo. Noi siamo pieni in questa industria di gente che dice, di gente che tenta di percettiva, basta questa percezione, io non ce la faccio più.
bisogna dire le robe vere, come stanno. Se non siete capaci o se non siete in grado, al posto di star lì a patire, studiate, guardate e dovete impararla la strategia. La strategia non è aria fritta, e questo è un altro problema. Che mentre tu, perché è così pieno di tecnici? Mentre tu online puoi imparare la parte tecnica, perché come si usa un autoresponditore ci sono eccellenti guide, magari sono in inglese, tu le fai in italiano, va benissimo, giusto? Quindi non sto dicendo, io un corso su un autoresponditore, per esempio, un corso su come si usa ClickFunnels, non dico che è un corso inutile, assolutamente no, è un corso che ha un valore. Perché uno va magari su uno strumento e dice, minchia, che interfaccia complicata. Un corso su AdWords, per esempio, AdWords è abbastanza complicato da usare. E uno ti dice, guarda, clicca qui, fai questo, se devi fare qua, eccetera, eccetera, e va benissimo. E puoi trovarlo online. Ma la strategia come fai? Perché la strategia è ad hoc. E quindi l'unico modo per diventare degli strateghi è acquisire una mole tale di informazioni virtuose che funzionano e 3, 4, 5 liberi professionisti o business nel campo del fitness che fanno cose sì. Eccoci qua, siamo tornati. Quindi dicevo, acquisire un'enorme mole di informazioni, perché magari hai 3, 4, 5, 10 liberi professionisti che conosci o business nel campo del fitness e uno monetizza più con il pagamento trimestrale, l'altro ha una membership, l'altro ha avuto questa criticità con il lead al telefono. A un certo punto fai un mix di una cosa che funziona, hai accesso a vari dati, già, ok, allora tu che hai un po' più la reputazione del VIP hai questa criticità, l'altro invece che non lo conosce nessuno c'era al contrario, interessante, vediamo a un certo punto metti insieme tutte queste informazioni e poi ti fai dire i numeri dell'altro, ma te come va? Ma guarda, io ho un'agency, noi siamo disperati per questo problema, e a un certo punto noti una similitudine con un altro, dici, ma non è che potresti farti pagare così, allora gli dai questo consiglio, lui lo fa, e allora poi inizi a guadagnare. E allora dice, aspetta, no, leggiamo 10 libri su 10 costi diversi di quanto costa fare lead generation, che non vuol dire Facebook, in America, in Gran Bretagna e in Germania, andiamo a un mastermind, facciamo un mastermind, diciamoci i numeri, diciamo quello che succede, uno ha questo approccio telefonico, l'altro perde soldi sul front end, ma perché? Perché a un certo punto tu hai abbastanza dati per cominciare a poter dire, guarda che ho visto questa e questa situazione che è stata risolta in questo modo, la tua è abbastanza simile, fallo anche tu. Ci sono volte, per esempio, in cui si affrontano business che sono nuovi. A me capita. Non spesso, devo essere sincero, ma capitano. Arrivano degli studenti che hanno delle nicchie. Sto facendo questo. Mai vista questa. Ok, dice, ok, è un business di informazione, sì, eccetera, eccetera. Ho un incredibile mole di informazioni, ho studiato dai migliori del mondo e ho aiutato 500 aziende a guadagnare, piccole, grossi, liberi professionisti, eccetera. Andiamo e facciamo delle prove su delle regole macro che possono funzionare. A volte non funziona subito, molte volte non funziona subito, ok? Quello è l'aspetto strategico. E uno dei motivi per cui le persone non studiano mai strategia è perché è tanta, è perché è fluida, è perché non ci sono. È come quando le persone ancora oggi dicono, io faccio i live, per farvi capire, le persone dicono, a che prezzo vendo il mio servizio? Quale servizio? Quanti soldi hai in banca, quindi quanti soldi puoi spendere in marketing, a quanto converti, perché se non sai a quanto converti non possiamo capire quanto possiamo pagare i lead, hai degli upsell, hai dei cross sell, qual è il tuo obiettivo monetario, che esperienza hai, quanto stomaco hai, queste sono tutte domande che io faccio, a volte le persone vengono e vogliono fare, non so, il consulente strapagato, gli dico, tu sei pronto o pronta? Ma che cosa? Che ti massacrano, perché devi uscire in modo molto violento, perché quello più pagato è anche quello molte volte più conosciuto. Soprattutto nell'era dei social media, non è una regola, però molte volte è così, visibilità porta soldi ma porta anche haters, hai soldi per l'esposizione, quanti ne hai, in quanto ti ritornano? Questi sono tutti ragionamenti che le persone percepiscono come aria fresca, ma un numero ancora non me l'hai detto, perché non c'è, lo dobbiamo ricavare al contrario, dai test, questi sono i famosi split test, fanno ridere le persone, no, perché ho fatto lo split test, che cazzo di split test, hai schiacciato split test, hai inserito un'altra landing su ClickFunnels, rumpa noi cui una. Vabbè, io so usare ClickFunnels, cliccato? Capite quindi il nervoso che gli viene? Perché si sentono inferiori. Però anch'io, no, va bene, ok, sei un tecnico. Vuoi fare lo stratega? Studia la strategia. E purtroppo, adesso vi do una bruttissima notizia che non volete sentirvi dire. La strategia di marketing, o la studiate, l'eccezione posso essere io, o la studiate in America. Per esempio, non parlate bene l'inglese, voi non siete nessun stratega di niente, perché non è possibile. Le informazioni di qualunque cosa si trovano in inglese. Io
faccio formazione in italiano, ma è un caso, perché ci sono moltissimi paesi europei dove il Big Luca francese o il Big Luca tedesco non ci sono, e se uno parla solo tedesco è un problema. Il marketing in Italia, cioè soprattutto certo l'online marketing, ragazzi, quello vero, prima del mio ingresso, ma non è per tirarsi l'opposizione, semplicemente non c'era. E anche lì le persone patiscono, perché le persone facevano i funnel da ben prima che entrassi io in Italia. Lo so anch'io. Ma l'autoresponditore, sì, ho capito, intanto non sta funzionando, perché se ancora i milioni non ce li abbiamo, bisognerebbe stare zitti e cominciare a studiare. Soprattutto, ragazzi, per chi divulga o insegna questa roba qui, io sono disperato. Perché poi non c'è da stupirsi se le persone siano scettiche, siete d'accordo? Cioè, se abbiamo un'industria piena di persone che dicono cose che in realtà non sono vere, che parlano di brand positioning senza neanche capire di che cazzo stanno parlando, che il brand positioning è un processo, ok? Finisce con la ING, positioning indica un'azione, come walking è un processo di camminare, stalking, quello che voi chiamate stalking, è un processo, è una cosa viva, ok? È una tragedia. Quindi, che cosa ti fa fare i soldi? La componente strategica. C'è una componente tecnica? Assolutamente sì. Il problema è che dopo un po' la componente tecnica finisce. Vi rendete conto anche voi? Cioè, c'è una differenza tra sapere come si usa Interactive Brokers e aver fatto in borsa dei milioni che risiedono su Interactive Brokers. Hai anche usato Interactive Brokers, hai cliccato quando fai buy, certo. Ok, cioè è chiaro, e purtroppo è veramente così, perché molte persone sentendo questo dicono, no, è esattamente così, cioè l'esempio è calzante, una cosa è impostare un broker, può essere difficile, cioè, ma dove clicco, no, ma perché gli ordini, il drip, ma io dove devo cliccare? E chiedete a uno che lo usa, giusto, certo. Un'altra cosa è dire no, perché io investo nel mercato azionario riducendo le perdite, aumentando i profitti in un'ottica di diversificazione, faccio il 30% azionario, il 70% obbligazionario, perché i bond sono due terzi meno volatili degli stocks, e allora se io entro a mercato aumento le mie spese. E uno che sa solo impostare Interactive Broker si è perso. Io non sono un esperto finanziario, solo un esempio, ok? Quindi questo è il patimento del tecnico, ragazzi. Fratelli miei, l'online marketing è strategia. La strategia non è un termine che se voi siete tecnici, basta che voi dite strategia e quindi avete risolto il problema. Dovete veramente imparare la strategia. Iniziate per esempio senza soldi, raccogliete i dati. Un ottimo modo per incominciare a intendersene di strategia, vi do qualche consiglio gratuito, è proprio mettervi l'orgoglio da parte e dire ok, la parte tecnica la so, adesso imparo quella strategica. Chiedete, studiate marketing, prendete i nostri corsi, prendete i corsi di Dan Kennedy, prendete il protocollo, cioè dovete avere un'esposizione di rilievo di migliaia di ore di esempi, casi studio. Ma non casi studio tecnici, cioè vedi questa campagna è andata bene, guardate che bel CTR, ma non è un caso studio quello è un caso studio tecnico, ma dietro cosa c'è? Il profitto, la gente non capisce, campagne che in realtà vanno in pari o vanno in perdita, vedere una campagna di Facebook vuol dire tutto e niente, ora bisognerebbe mostrare, non andiamo in questa cosa qui, però ci siamo capiti. Vedere che io imposto Interactive Brokers non vuol dire che io ne sappia di borsa, è semplicemente così. Perciò informazioni, fate delle consulenze, fatevi far vedere e fate delle domande, no? Mandate un'email, guardate i nostri video, Big Luca, ma perché tu nei tuoi funnel fai questo? Qual è il ragionamento dietro? Perché secondo voi ragazzi le persone mi copiano? Perché sono strateghi o perché sono te? Perché non capite, Big Luca fa qua copiato. Perché non capiscono che è dietro che c'è un ragionamento che ha portato noi, nella nostra specifica situazione, ad attuare queste tattiche, ma dietro c'è la strategia. C'è un motivo. Questi motivi sembrano aria fritta a chi è abituato a cliccare di qui e cliccare di là. E purtroppo, più voi cliccate di qui e cliccate di là, più è un problema. Primo, perché il tecnico è orgoglioso. Il tecnico diventa orgoglioso. Io sono stato un tecnico informatico, ero una sorta di hacker, cioè smanettavo, programmavo, facevo. E innanzitutto ti abitui ad imbastardirti sugli strumenti, a cliccare, a fare le nottate col caffè, eccetera. E sviluppi un senso di orgoglio, per esempio, per chiunque sia stato un tecnico informatico,
alcuni miei amici e colleghi, per esempio, lo sono stati, è molto dura per loro delegare la parte tecnica, per esempio, perché hanno un senso di orgoglio. Dicono, ma nessuno imposta le campagne come me, ma nessuno usa, ma io come lo uso io, in che senso? E quando poi li fai ragionare, capisco, in che senso come tu usi un autorisponditore non lo usa nessuno? Cosa fai? Gli dici, mi fai, ti pago, cioè fammi vedere, che cazzo di magia di Stefano? È vero, perché ho impostato. Eh sì, cioè, no, perché ho lanciato la campagna e tu, il consiglio che vi do anche quando ci parlate, gliela banalizzate al punto in cui è. No, perché io ho fatto un retargeting su Lookalike. Ah, quindi hai scaricato il CVS dal tuo autorisponditore, l'hai uppato, hai schiacciato avanti, hai messo il 2%, hai schiacciato invia. Poi quando hai fatto la campagna, hai selezionato l'audience, hai schiacciato il tasto verde in basso a destra. Ho capito bene? Perché questo è. È andata. Bravo che sai che si fa così. Uno non sa dov'è la custom audience, qualcuno glielo spiega. Ma dopo in che senso l'hai fatta meglio? Dopo è strategia, che senso meglio? Meglio perché hai guadagnato di più? Qual è il ragionamento? Perché l'hai fatta così? Ma qual è strategia? Non è tecnica. Cioè è la differenza che c'è tra un ingegnere che prende tutti i calcoli e sa che strutturalmente il palazzo può essere così, a uno che te la arreda. Sono due cose importanti, ma non è la stessa roba. Siete d'accordo? Quindi alcuni consigli davvero per i te, al posto di, perché purtroppo si creano dei danni che sono infiniti e questo getta discredito nelle poche persone brave che sanno veramente far fare più soldi. Un'altra cosa, ragazzi, è che io mi sono reso conto di questa verità, è che un tecnico o anche una persona che ha studiato strategia, paradossalmente lo stratega potrebbe non averla neanche mai applicata. Io preferisco una persona che si è studiata a memoria i nostri corsi per 10.000 ore o i corsi di Dan Kennedy 10.000 ore di uno che lancia campagne in batteria per delle cose abbastanza discutibili. È possibile che la prima persona faccia fare più soldi se prende in mano un avvocato e dice ti reingegnerizzo le parcelle, il modo di clienti, come li accogli per monetizzare di più rispetto all'altro. Questo almeno nella mia esperienza. Però a un certo punto, se si parla di soldi, dovete anche voi essere sbloccati sul denaro e avere già dei soldi. Cioè, a mio parere è abbastanza difficile per una persona che non sta economicamente molto bene andare a capire le esigenze strategiche di una persona che vuol fare tanti soldi. Oltre a un certo limite non conta più, cioè se io ho 1.000.000 in banca e tu ce ne hai 2 e tu guadagni 200.000 euro al mese, io 150.000 euro al mese, ma io ho delle conoscenze strategiche da degli studi, da degli esempi, da dei casi studi, io posso aiutare te assolutamente perché siamo tutti e due ricchi, ok? Ma se voi guadagnate 1.300 euro al mese e sapete dove si clicca, arrivo io che vi dico guarda, io vorrei investire 30.000 euro al mese in più in borsa, ho questa struttura di corsi, consulenze eccetera, mi dici come spremere ancora più soldi? Non lo sapete fare perché semplicemente vi sto portando in una realtà che non è la vostra, non li avete mai visti questi soldi qua, potreste avere dei paradigmi negativi sul denaro. Se guardate che sono cose vere, non è aria fritta, è esattamente il problema, perché se lo fosse tutti i tecnici sarebbero milionari. Domanda che si fanno oltretutto, che a un certo punto se lo chiedo, cioè io sono il mega figo dei fan dell'autoresponditore, i tool sono finiti, pensate il patimento, cioè sono finiti e allora hater su YouTube, ma non è mica vero le piscine, perché lui non ce l'ha, lei non ce l'ha e quindi no, perché la parte tecnica non fa piscine, che tu non ce l'hai, è veramente brutto da vedere, ok? Quindi non dite che siete gli strateghi del marketing, non basta più dirlo. 2 anni fa, ragazzi, potevate dire cazzate, lo ammetto, non voglio dire che io sia particolarmente felice perché un'intera industria si sia messa a dirle, io sono stato massacrato, nel senso che tutti hanno iniziato a copiare, mi hanno detto che bello, è arrivato lo stratega, aspetta che anch'io dico strategico, aspetta che anch'io copi live di Big, aspetta che anch'io faccio, sì ma non funziona, ma non funziona perché è ovvio che non stia funzionando. Io adesso di recente siamo in lancio col corso Info Marketing per Babbuini, tra l'altro gli faccio pubblicità dopo mezz'ora di video, che contiene il nuovo metodo strategico, le nuove regole per chi vende informazioni, consulenza, corsi, liberi professionisti, eccetera. Vi consiglio caldamente di prenderlo, magari quando guardate questo video il corso non ci sarà neanche più, quindi provate a cliccare sul link se c'è bene, se non c'è no. Ma nevertheless vuol dire, ma a parte questo, capiamola. Basta con sta roba dei tecnici che fanno gli strateghi, perché veramente ci avete rotto 3/4 di minchia e fate dei danni che sono assolutamente enormi.
non solo, ma le persone che sono tecniche, se vedete, si legano ad altri tecnici, ad altre persone che non guadagnano, ed è una vita che non guadagnano, sono incazzati neri, io li capisco. E mentre invece poi le persone di livello hanno dei testimonial di livello, dei colleghi di livello, un circolo di livello, perché semplicemente si sono elevati di livello. Perciò, se stai guardando questo video, ricordati, il marketing è strategia e non se ne esce, non ne uscirai tu, non ci è riuscito nessuno, devi veramente comprendere i meccanismi, la psicologia del cliente e capire, come dico sempre, come mettere insieme tutte queste cose, perché non è la price strategy non vuol dire niente, adesso mi copieranno questa parola da domani, tutte le ads price strategy, no ragazzi, dovete capire che cazzo è la price strategy. E allora dovete capire la psicologia del cliente, allora non dovete avere paradigmi negativi sul denaro, perché se vi dico di spremere i clienti più possibile, cioè come spremere? No, però in maniera etica, avete tutti questi guazzabugli mentali. E l'online marketing è capire come mettere insieme il fatto che tu mandi l'email, fai funnel e fai YouTube. Sì, ma come li fai lavorare insieme, perché? E monetizzandoli come? Questo è l'online marketing. Ok? Quindi non ne uscirete con la parte tecnica. Un altro vizio è che una forte esposizione prolungata alla componente tecnica è a detrimento diretto di quella strategica. Cioè dopo un po' voi non vi accorgete più che state cliccando su dei tasti. Gli strumenti funzionano così, ci sono degli aspetti strategici che sono stati pensati, Facebook in primis, Facebook vi tiene dentro Facebook e non vi fa ragionare in soldi. È una delle cose che ho insegnato a Riccione. Vi fa ragionare in CTR, CPL, CPP, TTT, mentre voi spendete soldi. Perché sono degli strateghi del marketing. Aspetta che adesso finché non aggiusto il CTR non sono contento. E finché non lo aggiusti tu stai spendendo cosa? Soldi. Quando l'hai aggiustato fai più soldi? Dipende, molte volte no. Perché se il CTR, CPL, CPP, CTT fosse tutto ciò che conta, allora tutti quelli che sanno quello farebbero dei milioni e non li fanno. Quando io parlo con altri miei colleghi o miei studenti che hanno business immensamente profittevoli, ragazzi, 100, 200, 300 mila euro netti veri al mese, no le palle, noi non parliamo della componente tecnica, primo perché è delegata, secondo perché non la sappiamo. L'altro giorno parlavo con un mio amico e mi fa, io non so neanche cosa vuol dire CTR. Posso assicurarvi che questa persona guadagna molto molto bene, perché fa un aspetto strategico, un disegno strategico. La tecnica va bene. Quindi ragazzi, occhio, io spero che questa spiegazione farà incazzare qualcuno, ma non me ne frega assolutamente niente, perché adesso devo riprendere veramente, intanto i miei chiudono le vendite, a dirle, lo so ragazzi, lo so che sono spigolose queste cose, ce lo ammetto, però che voi ci crediate o no, noi della Big Luca facciamo veramente un lavoro anche di promozione di una certa etica, di una certa legalità, di una certa morale, di una certa oggettività, perché va bene la percezione delle supercazzole. Io per attirare le persone sono il primo che si fa il video in piscina, sì, ma dopo il video in piscina però c'è la sostanza, perché va bene l'attrarre le persone, fare un po' il coglionazzo su YouTube, sì, ma poi ci deve essere un sottostante della sostanza, dei veri risultati. Se non avete risultati, studiate, non incaponitevi a parlare di cose che non capite o di sorbirvele, perché poi il problema è questo: persone dicono cose sbagliate, le altre persone vanno ma ecco perché, e si crea tutto un pastrugno dove nessuno capisce niente. La situazione attuale in Italia è questa. Purtroppo era così 2 anni fa, la situazione si è evoluta, non sto dicendo che non è vero, però si è evoluta anche per il peggio, perché sono stati introdotti concetti nuovi da me medesimo, strategia nuova, che chiaramente se uno non si mette a studiare, dice, Big chiama la sua consulenza strategica, ho capito, non c'è strategia, devo chiamare anche la mia strategica, ma ragazzi non funziona, e se funziona, funziona per poco. Quindi mettetevi sotto a studiare, ragazzi, perché c'è in palio il vostro conto in banca e la vostra sanità mentale. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Arrivederci.